Buonasera, signor Fo. Buonasera, buonasera. Buonasera, grazie. Grazie di essere qui con noi questa sera. Figuriamoci. Cominciamo subito, la sfruttiamo subito e parliamo di politica. Io mi preoccupo molto dell'astensionismo, che sembra essere il Io non terzo sento partito. molto Mi bene, sente? sento molto lontano. Ora mi sente bene? Un po' meglio, Sì. basta spingere un po' con la voce. Va bene. Allora, io Sì. mi preoccupo molto dell'astensionismo, sembra essere il terzo partito italiano. Beppe Grillo sta facendo una campagna sfegatata a favore dell'astensionismo. Lei cosa ne pensa? No, io penso che bisogna invece andare a votare, perché quello che dobbiamo aspettarci è naturalmente che diciamo, i reazionari, i fascisti, la gente di destra, quelli che fingono di essere di centro ma sono spostati completamente nell'area retriva e via dicendo. E queste vanno tutti, insomma, e bisogna arginare in un modo o nell'altro. Io non sono, sono come tutti quanti, quasi tutti quelli che incontro, sono molto perplesso. Dico, come sono d'accordo con quelli che dicono che gli esempi e le chiarificazioni che sta dando la sinistra intorno sono sempre confuse e soprattutto mancano di coraggio, mancano veramente di una svolta importante. Non si parla di certi argomenti di cui si dovrebbe parlare, come per esempio il conflitto di interessi, certe leggi che bisognerebbe cancellare, il problema degli operai e della loro condizione, il problema culturale di cui proprio non si fa nessun accenno, il problema di svolgere una, così, un'attenzione maggiore a certe forme di vuoto assoluto che esistono riguardo alla difesa dell'ambiente, di quello proprio lo 0,0. Ci si renderà conto di colpo di essere arrivato proprio al capolinea, si rischia un blackout spaventoso, ma si è distratti, però ad ogni modo io penso che con tutto ciò bisogna andare a votare. Dario, ciao, sono Fabio Greggio. Ciao caro, Ciao, come stai? Bene? bene, grazie. Tu? Io so, devo Bene, farti gli bene. auguri perché se ho letto bene ieri hai compiuto Sì, 82 anni. oggi. Oggi? Ho letto su. Sì, allora auguri, Grazie, davvero. grazie. Ma questi 50 non gli pesano per niente, no? Sono Dario, 82, ascolta. col grande orgoglio dei vecchi, vi dico, sto bene, ecco, sto bene, ho le idee abbastanza chiare, sono un po' confuso come tutti, come i giovani, come i miei intermedi, come le persone non ancora anziane, eccetera. Ascolta Dario, però qui il problema politico effettivamente poi è questo, insomma, da una parte abbiamo Veltroni che dice che chi vince governa, quindi esclude una collaborazione con la sinistra arcobaleno. Sì, ma Dall'altra abbiamo una questo è sinistra molto arcobaleno, pericoloso. esatto, però lui ha fatto questa scelta drastica, probabilmente pensa di recuperare dei voti. Però il Perché pericolo. bada alla destra, questa è la cosa grave. Cioè, il pericolo è proprio questo, buttarsi a destra, come si dice, come diceva Totò, e poi dicono che uno si butta a destra, non so se Sì, no, ma il ricorda pericolo questa è forse. battuta. Ecco, si butta a destra con Totò e poi succede che si distrae dal fatto che esiste una sinistra e una popolazione importante che rischia di bloccarsi nel rifiuto di andare a votare. No, appunto, rischia grosso perché da una parte è peggio che la destra, questa è la nuova democrazia cristiana, a mio avviso, che andiamo oltre poi, ecco. Ma c'è anche il pericolo per la sinistra, quello che rimane della sinistra, di un effetto Francia, cioè quando la sinistra andò di legislazione in legislazione a morire recuperando 1-2% e quindi di disperdere un patrimonio veramente molto grande. Ecco, questo problema tu lo senti.
Ma lo sento, sì, io mi sono accorto palesemente che la deriva è profonda quando, andando nel Veneto a dimostrare contro le basi americane, che ormai è cosa fatta, che l'atteggiamento da parte della sinistra era veramente da incoscienti, cioè davano per stabilito che bisognava di fatto aprire le maglie di un'accettazione, non soltanto, ma si viene a scoprire di colpo che si sono fatte delle spese su degli aerei da combattimento, non da difesa certo, ma di attacco, come vengono chiamate, e poi che le stazioni in mano agli americani sono piene di bombe atomiche che basterebbero a far saltare un continente intero. E allora dico, ma questa è incoscienza, è inutile che poi parli di un partito, o meglio di un governo di pace, se tu ti prepari già a offrire i tuoi mezzi e i tuoi percorsi e le tue strade e meglio ancora i tuoi porti per realizzare delle guerre, perché questa è prepararsi alla guerra. E una domanda personale: come hai vissuto la candidatura di tua moglie all'Italia dei Valori, cioè questo periodo che peraltro vi ha anche un po' allontanato fisicamente, quindi penso sì, che li avete avuto più non che tanto altro, perché diciamo. Lei veniva a Milano, io andavo giù a trovarla, però certo che lei ha sofferto soprattutto l'ignavia e soprattutto il clima di questo, sì, conosco, di questa me ne ha parlato, politica. Io sono andato due o tre volte ad assistere a dei conflitti, non erano neanche degli incontri, ma degli scontri terrificanti sul piano del gusto, addirittura della civiltà, dell'educazione. Ho visto la destra urlare, sputare in faccia a dei personaggi che non avevano votato come si desiderava da parte dell'organizzazione. Insomma, è stato veramente la famosa PS di Mastella, un'indegna associazione di conflitti e di miseria, ecco.